Questo incontro sottolinea l'importanza dell'essere innanzitutto informati e poi partecipi di un progetto di vita, perché donare significa salvare la vita. Chiediamo alla Presidente dell'ABS, Giuseppe Maria Graziella Costantino Scirocco, come nasce questo incontro e quali obiettivi si pone. Sì, intanto tengo a precisare che questo incontro è stato fortemente voluto da tutto il direttivo dell'Avis di Gioiosa Marea. Nasce soprattutto alla luce di un fatto che ci ha colpito in maniera positiva, nel senso che Davide è riuscito a donare il midollo lo scorso 8 gennaio. Abbiamo partecipato concretamente a tutto quello che è stato l'iter e lo abbiamo accompagnato fino alla fine, fino alla propria donazione. Quando pensate che il medico è uscito e ha detto compatibile al 100%, non immaginate l'emozione. Quindi pensare che lui e tanti altri possano diventarlo, perché comunque lui com'è diventato donatore? Informandosi, partecipando a questi incontri che vogliamo appunto in collaborazione sempre con l'ADMO, che è l'Associazione di Donazione del Midollo Osseo, Donatori di Midollo Osseo, e quindi partecipando a questi incontri, informandosi con questa sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi, attraverso questi incontri di sensibilizzazione pensiamo di porci l'obiettivo di informare sempre più giovani affinché possano tipizzarsi, e questo è il termine che viene usato quando una volta effettuato il prelievo si viene inseriti all'interno di una banca dati nazionale e quindi diventare potenziali donatori per qualcuno che probabilmente non si conosce, anzi con molta certezza non si conoscerà mai in totale anonimato, che però ha la possibilità di continuare a vivere. Questo è l'obiettivo che come Avis ci poniamo, garantire il benessere e garantire la possibilità di una vita, di avere una vita.